Saluto a tutti. Oggi andremo a vedere come rimuovere i graffi dalla vostra autovettura senza tanti attrezzi, con cose che potete avere a casa. Iniziamo con un graffio leggero di questo tipo. Vedete? Quando voi passate l'unghia su questo tipo di graffio dovrete sentire pochissimo o nessun attrito, altrimenti il graffio sarà troppo profondo da essere eliminato in questo modo. Vi occorre della semplice ovatta cotone e una pasta abrasiva. Questa è del genere professionale, ma va bene qualunque tipo di pasta abrasiva molto grossa che vendono negli autoricambi o nelle grosse ferramenta. Posizionate un po' di pasta sul cotone e cominciamo a strofinare in questo modo lungo il graffio. In questo modo noi stiamo consumando una piccola parte del trasparente, della vernice trasparente o della vernice dell'autovettura che è in superficie per appianare con il graffio stesso. Ovviamente a mano ci vuole un po' di più che con un macchinario, ma io faccio a mano per farvi vedere la facilità con cui riusciamo a lucidare. Ok. Con il lato pulito asciugate i residui eventuali di pasta abrasiva. Ecco qua, come vedete, il graffio è quasi sparito del tutto. Nel caso in cui il vostro graffio facesse attrito con l'unghia, non è sufficiente soltanto la lucidatura con il cotone e la pasta abrasiva, ma dovremmo andare ad apparare con una carta abrasiva la superficie con il graffio. Una carta abrasiva 1000 per appianare il solco del graffio. Dopodiché andremo a lucidare con la pasta. Quello che ci occorre per la carta abrasiva è acqua, perché questa è, diciamo, una levigatura con l'acqua. Cominciamo. Seguite il profilo del graffio. Per la sua interezza. E cominciate a spianare in questo modo. Aggiungete acqua quando l'attrito diventa troppo marcato e vedrete che mano a mano che voi spianate il graffio andrà affievolendosi. Vedete? Già è quasi scomparso del tutto. Non so se si riesce a vedere che il graffio non c'è più. Ecco qua. Quando siete soddisfatti che il graffio è quasi scomparso, bisogna asciugare e procedere poi alla lucidatura.
con un pezzo di carta. E lucidiamo con la pasta. In questo caso, visto che abbiamo usato una carta abrasiva molto potente, dovremmo insistere un po' di più con la pasta. Ecco qua, questo è il massimo che si può fare, che si può ottenere lucidando il pezzo. Vedete che il graffio è quasi sparito del tutto. In vicinanza però si può notare comunque la sua presenza. Ma diciamo che a un'occhiata da una certa distanza, che può essere 1 metro 20 centimetri, il graffio è quasi completamente sparito. Per attenuarlo ulteriormente si può procedere ad una lucidatura con una cera per auto, anche detto polish, a una pulitura. Questo si può fare su qualsiasi colore e qualsiasi tonalità. I colori su cui più sono scuri e più è difficile far sparire completamente i graffi. Questo perché non è quella che abbiamo usato, è pasta abrasiva, non è una pasta miracolosa, quindi serve per attenuare il graffio fino a quasi a farlo sparire. Per far sparire un graffio del genere completamente occorrerà riverniciare l'intero pezzo, però diciamo che con pochissimi euro riuscirete a fare sparire quasi del tutto, o comunque attenuare all'80%, un graffio molto profondo. Qua all'angolo della teoria vi voglio spiegare perché con la pasta abrasiva o con una carta abrasiva e poi la lucidatura riusciamo a ridurre l'entità del nostro graffio. Noi abbiamo la nostra superficie con il graffio, che si nota anche su piccole superfici a seconda di come la luce colpisce il graffio. Perché immaginando di poterlo vedere in sezione, cioè per così ingrandito 100 volte magari, avremo questa la superficie della nostra vernice della nostra auto, e questo è il solco che rappresenta il graffio. Quindi quando la luce colpisce la superficie rimbalzerà in maniera omogenea dappertutto, tranne che all'interno del graffio, dove avrà delle zone d'ombra, delle zone in cui verrà riflessa in direzione opposta a quella solita, e quindi noi riusciremo a vedere questo graffio da molto più lontano, creando un disturbo estetico ai nostri occhi, perché risulta la vernice graffiata nella nostra vettura. Quello che si può fare, e che abbiamo fatto noi nel primo caso in cui il graffio non era troppo esteso, è con la pasta abrasiva appianare la superficie fino al bordo inferiore del graffio. Quindi abbiamo eliminato uno strato infinitesimale, si parla di micron, di vernice, fino a raggiungere la parte della superficie più danneggiata dal graffio e rendere lo strato di vernice di nuovo omogeneo come era in origine. Invece, nel secondo caso, avevamo un graffio di entità maggiore che arrivava più in profondità. In quel caso non è possibile con la pasta abrasiva, neanche con la carta abrasiva, arrivare al margine inferiore del graffio, perché il danno sarebbe troppo esteso e quindi non si può fare. Però si può, con l'aiuto di una carta abrasiva e poi successivamente della pasta, togliere uno strato di vernice più grande, sempre nell'ordine di micron, massimo sicuramente più grande, e ridurre la superficie del graffio da questa misura a questa misura. Quindi automaticamente otterremo una superficie nettamente più liscia, ma non completamente invisibile.
per, come ho detto prima, per rimuovere completamente e verniciare la superficie nuovamente. Ciao, mettete like al video e ci saranno altri tutorial.